tutti e bentornati sul canale, nuovo video, il primo video del 2021, vi faccio i miei più cari auguri, spero che abbiate passato comunque delle feste belle nonostante tutto e speriamo che quest'anno sia diverso. Allora, quest'anno partiremo con una nuova rubrica, voglio iniziare insieme a voi un percorso che sto seguendo io in realtà personalmente. Sto studiando pasticceria ma in maniera molto amatoriale, insomma non sto frequentando corsi, ma mi sto comunque informando, sto leggendo e la cosa mi piace molto. Molte cose le sapevo già, molte altre cose non le sapevo fare e ho imparato a farle. Ovviamente non ho finito il mio percorso, sono praticamente all'inizio e quindi ho pensato di chiedervi se vi andava di farlo insieme a me e mi avete risposto quasi tutte di sì. Partiremo dalle basi della pasticceria fino ad arrivare alla realizzazione di vere e proprie torte moderne. Quindi se questa cosa vi piace mi raccomando lasciatemi tanti like, sono sicura che molti di voi volevano questi video, quindi sono contentissima di fare questo percorso insieme. La regina della base della pasticceria è la pasta frolla, quindi oggi faremo proprio questa. Questa è la ricetta proprio classica e a mio parere non andrebbe cambiata. Poi ovviamente esistono tantissime tipologie di pasta frolla in cui il burro è di meno rispetto a questa, magari c'è meno zucchero, però a mio parere questa è infallibile, davvero non potete sbagliare e viene perfetta. La pasta frolla classica prevede la metà di zucchero e la metà di burro rispetto alla farina, quindi se io metto 300 g di farina bisogna mettere 150 di burro e 150 di zucchero. Non vi potete sbagliare, basta fare sempre la metà della farina che utilizzate. Quindi detto questo, iniziamo subito. Allora, come vi dicevo, la ricetta è molto semplice. Occorrerà mettere 300 g di farina, un pizzico di sale. Quindi mescoliamo farina e sale, dopodiché andremo a metterci il burro. Io utilizzerò la tecnica del sabbiato. La pasta frolla può essere fatta anche semplicemente ammorbidendo il burro insieme allo zucchero a velo e poi inserire il resto degli ingredienti, ma preferisco questo metodo per un semplice motivo. Uso questo metodo perché la pasta frolla sarà molto molto più friabile dopo e in questo modo il glutine si forma anche molto di meno. Una volta che abbiamo mescolato bene il burro insieme alla farina, si creerà una sorta di sabbia, sembrerà proprio sabbia bagnata. Cercate di sfregare tra le mani la farina e il burro in modo tale che non rimarranno dei pezzi di burro troppo grandi. A questo punto possiamo continuare a mettere i nostri ingredienti. Essenziale lo zucchero a velo, perché si scioglie prima e non ci saranno appunto residui di zucchero. Dopodiché io metto un uovo e per aromatizzare metterò una buccia di limone, potete inserire anche la vaniglia se volete. Ovviamente vi ricordo che tutti gli ingredienti li trovate giù nell'info box. Mescolate con le mani, a questo punto dovete creare un panetto. Io per essere sicura che il burro si sia ben amalgamato e anche tutti gli ingredienti si siano ben amalgamati, metto prima sul piano di lavoro cercando di compattarla, dopodiché quando ho visto che tutti gli ingredienti si sono amalgamati rimetto il composto all'interno di una ciotola. Ovviamente io lo sto facendo a mano, ma se avete un robot da cucina ci mettete un minuto e idem se avete una planetaria. Non lavorate troppo la pasta frolla, anzi davvero pochissimo, il tempo che si compatta in una palla, dopodiché mettetela con pellicola trasparente a riposare almeno un'ora in frigo. Con questo metodo non avrete bisogno di far riposare la pasta frolla 24 ore, va benissimo un'ora, ma anche 30 minuti. Dopodiché la tirate fuori dal frigo, la portate a temperatura ambiente e iniziate a lavorarla un pochettino con le mani per farla leggermente ammorbidire, sempre pochissimo perché non vogliamo che risulti troppo elastica. Aiutatevi con un po' di farina sul piano di lavoro, utilizzate un mattarello per stenderla, appiattitela con il mattarello prima di stenderla in modo tale da livellarla bene e dopodiché potete appunto procedere nel preparare i biscotti o rivestire appunto le teglie delle vostre crostate. Un consiglio che posso darvi è quello di utilizzare, per quanto riguarda le crostate, delle formine microforate. Le trovate un po' dappertutto adesso, specialmente su internet, perché conferiscono alla pasta frolla una cottura più omogenea.
Come potete vedere, la frolla non si sbriccia anche quando la stendete, vedete, proprio bella liscia e compatta, non si sgretola assolutamente, non avrete bisogno di aggiungere latte, non avrete bisogno di aggiungere altre uova, acqua per compattarla, niente di niente. Allora ragazzi, questo era il primo video e ce ne saranno tantissimi altri, vi farò vedere altre tipologie di paste come la pasta sucré, oppure la pasta brisée, la pasta sfoglia, poi vi farò vedere le creme, tutte le creme che ci possono essere in pasticceria, le basi cotte, i bignè, faremo insieme tantissime cose, quindi ovviamente durante questo percorso vi serviranno degli strumenti e che io poi man mano magari vi dirò. Comunque iniziate a prepararvi sicuro un termometro da cucina che ci servirà proprio come il pane. Io l'ho trovato da Happy Casa, l'ho pagato circa 10 euro, quindi non costa molto, ma è indispensabile per tantissime altre preparazioni che poi vi farò vedere, come la crema, come il caramello, come la glassa a specchio, insomma tantissime tantissime. Poi più in là ovviamente più le realizzazioni si faranno tante e più creerò delle playlist in cui poi voi potete vedere ovviamente tutte le realizzazioni suddivise per categoria. E facendo così spero proprio che prima di San Valentino riusciremo a realizzare insieme una torta moderna. Io vi mando un grossissimo bacio e alla prossima, ciao!